Eccoci qua, questa serata è stata accompagnata dai protagonisti di ICE. Buonasera signori, buonasera a tutti, buonasera soprattutto a Maurizio Filippi, che ha non soltanto condotto una straordinaria degustazione a Palazzo Roccabruna, ma questa sera che ti è parso di questa carrellata meravigliosa? Ma che dire, stasera 47 o 48 etichette che credo rappresentino veramente il meglio della produzione trentina, una serata frizzante, a conclusione di una giornata dinamica, movimentata, bellissima, iniziata appunto con le prime ore di questa mattina, dove assaggiare è stato veramente dar gioia ai sensi. No? Eccoli qui, buonasera, lei è? Buonasera, Luca. Luca, allora, cosa è piaciuto di più? Che cosa hanno chiesto di più? Ma in realtà non c'è stato qualcosa che hanno chiesto di più, hanno voluto assaggiare tantissimi prodotti diversi, soprattutto quelli che non avevano mai assaggiato, quindi i prodotti nuovi. Un pubblico curioso. Curioso, assolutamente curioso. I ragazzi state studiando enologia, spero, sì, non è che siete qui per caso. Sì, ok. Sono studente Dove? Della Fondazione MAC. Oh, e come vi chiamate? Gaetano Corleo e Oreste Gibilaro. Perfetto, e questo lo volete fare? Sì. Quindi? Sì. Coscienti. Vogliamo andare qui dietro, vogliamo essere prima in produzione, i pallini nella produzione. In vigna. In vigneta e in cantina. Sì, enologi. Anche però il vino si fa in vigna o in cantina? In vigna. Si fa in vigna. Questo so. Sì. Anche perché questo è quello che cerchiamo, no? Esatto. Noi stappiamo quello che loro faranno. Guarda, coinvolgiamo Matteo Lunelli e i ragazzi di domani dell'Istituto di Enologia e i sommelier dell'AIS. In questa partnership con l'Istituto Trento Doc. Solo una parola sull'importanza di chi comunica il vino. Con l'AISE, fra l'altro, abbiamo una partnership AISE e Trento Doc, cioè hanno un'amicizia ormai consolidata. Siamo orgogliosi che il premio per il miglior sommelier d'Italia sia denominato Trento Doc. E in generale io dico che i sommelier sono i grandi ambasciatori del vino. Italia, della cultura del vino, per fortuna anche del Trento Doc. Grazie, perché Matteo. Noi stappiamo, no? Certo, noi stappiamo, voi stappate e tutti stappiamo. Buonasera, lei invece si chiama? Antonio. Antonio, anche qui, che cosa è andato di più? Direi che, a parte il fatto che la sua è una domanda un po' tendenziosa, quindi dobbiamo assolutamente, non posso risponderle, no, direi che c'è stata molta curiosità e quindi soprattutto, come è giusto che sia, verso le nuove etichette, senza tralasciare nei successivi assaggi anche quelli che sono ormai dei classici in effetti. Insomma. Grazie, grazie a tutti. Grazie a voi. Alla prossima.